Allora, mister, domani inizia una nuova stagione in Coppa Italia contro la Vibonese, sicuramente non sarà la Paganese Vela, però comunque si inizia a fare calcio sul serio. Sì, l'obiettivo nostro è quello, è cercare di prepararsi a un campionato importante e chiaramente saremo in emergenza da un punto di vista fisico e da un punto di vista proprio di giocatori, ma come sempre cercheremo di fare il massimo. Solitamente dopo la prima settimana di lavoro si fanno le amichevoli, questa è già una gara ufficiale, ma sarà anche un momento per lei per valutare anche sul campo quello che ha visto in questi 7 giorni. Prima di questa partita, che bilancio invece può dare? È un bilancio su una condizione che chiaramente è in fase evolutiva, di molti giovani che anche domani saranno schierati e di alcuni giocatori che non riusciamo ad avere per questioni di trasferte, quindi diciamo che sarà una Paganese molto molto giovane che cercherà di fare il massimo con quello che avrà a disposizione. Ecco, una Paganese che comunque affronterà questa Vibonese con il piglio giusto in attesa del 30 agosto, quando poi ci sarà il dentro fuori. Sì, ripeto, è una partita ufficiale, chiaramente cercheremo di onorarla al meglio, cercheremo di non subire infortuni in un momento molto delicato della preparazione, ma fondamentalmente sarà anche un modo per cercare di valutare questi giovani bravi che ci sono nel settore giovanile. Mister, ad una settimana dall'inizio di questa nuova stagione, tirare le somme a questo punto, che cosa le ha fatto, diciamo, capire in questo momento questa squadra? Che ha grande volontà, grande abnegazione. Ci sono, ripeto, come ho detto prima, la maggior parte sono ragazzi della Berrette, con qualche giocatore un po' più esperto, e tipo Marruocco, tipo Pestrin, che devono crescere di condizione, molti giovani che sono arrivati in questa settimana e in questo momento è un via vai, e molti giocatori sono arrivati, sono andati via, tanti altri ne sono arrivati, che casomai andranno via, forse qualcuno rimarrà. E siamo in un momento che abbiamo già vissuto l'anno scorso e quindi purtroppo non c'è nuovo. Abbiamo visto anche Silvestri, che è un calciatore che lei conosce bene. Sì, è arrivato, e vediamo, anche se è difficile, che domani sarà della partita per la questione del transfert. È un calciatore che è stato con me anche se giocavamo con un altro modulo, quindi dovrà velocemente adeguarsi a quella che è la nuova struttura tecnica e quindi siamo un lavoro in corso continuo. Ecco. Mister, tra i giovani chi l'ha impressionata di più? Ma tanti giovani ci sono, qualcuno si era affacciato con noi anche lo scorso anno, come Bernardini in particolare, tanti altri li sto conoscendo in questi giorni, negli ultimi giorni, qualcuno addirittura domani giocherà, di questi giovani che si sono aggregati con noi negli ultimi 2 giorni e quindi li posso solo ringraziare, che qualcuno fino a 2 giorni fa era al mare e adesso è con noi e quindi portano allegria, portano spirito positivo questi giovani e dobbiamo farli crescere, almeno fino al 30. Poco fa c'è stato un piccolo vertice di mercato, ovviamente è una squadra che va incrementata di numero, anche di qualità. Va incrementata totalmente, al momento abbiamo Marruocco, abbiamo Pestrin, abbiamo Della Corte, Cicerelli, Deli è squalificato quindi non ci sarà, ci sono molti giovani, Manzi che è arrivato dalla Cavese, che è un giovane che deve crescere, abbiamo Longo e Caruso che sono 2 giovani del Catanzaro che devono crescere, poi abbiamo tanti tanti giovani, Silvestri è arrivato ma non sarà disponibile, Zerbo vedremo, ma al momento non è disponibile neanche lui per il transfert, ci dispiace perché chiaramente che i vari Zerbo, i vari Silvestri avremmo voluti averli domani, adesso abbiamo saputo che non ci sono e quindi è normale che c'è amarezza da un punto di vista proprio di minutaggio per questi ragazzi. E quindi, però sappiamo che il nostro obiettivo chiaramente è quello di crescere, è quello di far arrivare dei giovani bravi e dei giocatori esperti, soprattutto quelli che devono darci una mano, ma di continuare a lavorare. Adesso penso che sia inutile dire quello che non c'è, perché, ripeto, in questo momento apprezziamo chi è venuto, chi ha deciso di scegliere Pagani a prescindere,
Qualcuno ce lo si è insegnati che non ha accettato di venire a Pagani e chiaramente dopo avrà la porta chiusa. La Paganese si accetta a prescindere del dentro fuori, insomma, si sposa il progetto. Mister Michele? Michele, in questo momento ci ha chiesto qualche giorno di permesso e quindi a casa e vediamo nei prossimi giorni. Dovete chiedere alla società più che a me, mi ha colto un po' di sorpresa. Di sorpresa ha colto anche l'addio di Carcione. No, è stata una scelta mirata quella di Imperio e ripeto, chi non ha, non il piacere, perché Imperio aveva il piacere, ma chi non ha la possibilità di poter aspettare la Paganese è normale che ha famiglia, che cerchi di sposare altre situazioni. E chi invece l'ha sposata a prescindere, vedi Manolo Pestrin che l'ha sposata a prescindere, è un giocatore che va apprezzato, qualcun altro è stato cercato ma voleva aspettare, quindi automaticamente è fuori perché dopo è tardi. E quindi bisogna fare un mercato che sia in questo momento completamente nuovo, devono arrivare 15-16 calciatori, lo sappiamo, e domani siamo veramente un lavoro in corso, però avremo modo di vedere qualche giovane. L'importante è non farsi male su quei giocatori che non sono in condizioni ma che forzatamente devono scendere in campo, su tutti Marrucco e Pestrin. Sarà uno stringere i denti in previsione di quello che sarà il nostro campionato. Mister, in settimana, anche la settimana scorsa c'è stato un pourparlers, tutti la volevano, la cercavano, in primis il Catanzaro aveva fatto carte false per poterla portare giù alla squadra giallorossa, si è detto di tutto, vogliamo chiarire questa No, situazione? ma non dobbiamo chiarire niente. Io ho fatto una scelta a marzo ben precisa, ben chiara. È normale che gli obiettivi dovevano essere completamente diversi, però ripeto, io ho sposato un progetto importante, ho un legame particolare con la famiglia Trapani, mi rimetto ampiamente in discussione perché dobbiamo ripartire da capo e guai a pensare a quello che è stato fatto l'anno scorso. Quindi è una sfida molto difficile, perché è inutile negarlo, ma allo stesso tempo è una sfida che, per rispetto verso una piazza e verso delle persone che a me personalmente, al di là del calcio, hanno dato tanto, che non potevo dire no. La scelta più facile sarebbe stata quella di andare via, però ripeto, è una crescita ancora di più importante per la mia crescita professionale e quindi riazzero quello che è stato il passato e riparto con grande entusiasmo. Adesso mi trovate forse un po' nervoso perché sono venuto a sapere di alcuni calciatori che dovevano esserci e non ci sono, e quindi è normale che domani sarà una partita particolare, però dobbiamo dare forza a questi giovani, a chi non è in condizione in campo. Sarà, come ho detto in precedenza, l'anno zero e quindi dobbiamo veramente fare un corpo unico per cercare di fare un anno importante tra mille difficoltà. Ecco, lei è l'allenatore più longevo dell'era Trapani, quarto anno alla Paganese, sicuramente avrà qualcosa di forte, al di là del legame con questa squadra. No, ho il desiderio di far bene, di crescere professionalmente, di migliorarmi in quest'anno soprattutto, che è un anno particolarmente difficile, cercare di costruire in poco tempo una squadra che possa farci fare un campionato quanto più sereno è possibile, ma sappiamo che non sarà così purtroppo. Quindi, ripeto, è un anno importante, è un anno dove ci sarà da soffrire. Mister Herrera non è stato ufficializzato ancora. Parlare di un giocatore come lui in prova, forse è un po' una forzatura. Cioè, sarà breve, dobbiamo aspettare con la sua condizione, Sì, no? Herrera, insomma, è chiaramente un giocatore che è stato attenzionato da noi, ma non dobbiamo pensare che Herrera a breve sarà tra noi. Dobbiamo comunque fare un mercato che prescinde da Herrera. Herrera è un calciatore che si sta allenando con noi, viene da un infortunio importante, sarà un valore aggiunto quando arriverà, cioè tra un mese e mezzo, 2 mesi. Adesso dobbiamo fare un mercato che prescinde da quella che è la situazione di Herrera, perché non possiamo pensare di avere solo Cicerelli in quel ruolo e di aspettare Herrera, perché commetteremo un errore importante. Quindi vicino a Cicerelli va acquistato un calciatore forte, un calciatore esperto, e quando arriverà Herrera ci darà qualche possibilità in più anche di variare casomai il modulo, di inserirlo in un contesto diverso da quello di esterno attacco. Lo farà parte della Paganese. Al momento è qua, però bisogna che insomma la società parli con la società di appartenenza del calciatore. Queste poi sono problematiche che non conosco bene e che non, sinceramente non dovete chiedere poi alla società. Grazie, Grazie mille. grazie ragazzi.